amici di Mamma Style e benvenuti in un nuovo video. Se le solite insalate di pasta e di riso ormai vi hanno stufato, allora non dovrete fare altro che provare questo primo piatto che noi di Mamma Style vi proponiamo oggi. Sarà l'ideale da gustare sia caldo che freddo, la pasta con le melanzane e ricotta salata. Vediamo insieme i vari ingredienti e i vari passaggi. Prendete le melanzane, spuntatele e tagliatele a cubetti. Mettetele poi in uno scolapasta, copritele con del sale grosso e poneteci sopra un peso per circa 30 minuti. Questo passaggio servirà per eliminare l'acqua in eccesso e quel sapore amaro che spesso hanno. Mettiamo da parte e nel frattempo iniziamo a tagliare a metà i pomodorini, dopo averli lavati e asciugati. Passato questo tempo, strizzatele per bene e ponetele su un canovaccio pulito per farle asciugare. Prendete quindi una padella con dell'olio e friggete le melanzane fin quando non saranno ben dorate. Una volta cotte, togliete le melanzane e nella stessa padella aggiungete dell'olio pulito e fate rosolare uno spicchio d'aglio. A questo punto unite i pomodorini tagliati a metà e fate cuocere per circa 10 minuti. Nel frattempo cuociamo la nostra pasta. Date una mescolata, regolate di sale
e aggiungete le melanzane e fate insaporire per circa 5 minuti. Una volta cotta la vostra pasta, potete scegliere se gustare questo piatto caldo o freddo. Se volete gustarlo caldo, una volta cotta la pasta, aggiungetela al condimento e fate saltare tutto in padella. Se invece volete optare per la versione fredda, fate lo stesso procedimento e fate raffreddare tutto. Poi versate tutto in una ciotola e impiattate, grattugiate abbondante ricotta salata o parmigiano. Come sempre, se ti va, lascia un like e iscriviti al nostro canale.